E diamo il benvenuto a Gianmarco Centinaio, capogruppo della Lega al Senato. Lei era quel signore che vedevamo sullo schermo a sinistra. Fa sempre un po'. E ovviamente Alessandro Giulia, Aldo Mazzullo, che sono, ormai siamo un trio. Allora, noi non sembrano soppopera. Cioè, che sta succedendo? Cioè, noi aspettavamo, eravamo già pronti, facciamo la scheda del premier incaricato, ci siamo, è chiuso. Ieri sera pare questa telefonata a Mattarella, ci siamo, e poi uscite e si ricomincia da capo. Che succede? No, non si ricomincia da capo, si chiede al Presidente della Repubblica, visto e considerato che l'idea è quella di dare un governo politico al Paese, visto e considerato che sono due gruppi parlamentari che sono partiti da, diciamo, da posizioni anche abbastanza distanti su alcuni argomenti, abbiamo chiesto al Presidente della Repubblica la possibilità di poter, di poterci confrontare su quegli argomenti che, sui quali non c'è stata una, diciamo, un'immediata convergenza, e di conseguenza la possibilità di avere ancora qualche ora per vedere, di dare un programma di governo che sia il più realizzabile possibile. Ne spiego meglio. Il libro dei sogni, io penso che gli italiani di libri dei sogni in questi anni di Repubblica ne abbiano visti decine. Beh, anche la campagna elettorale ci ha fatto fare dei bei sogni. E sogni pindarici. Esatto, in alcune. Diciamolo. E di conseguenza quello che noi stiamo chiedendo al Presidente è quello di riportare gli italiani coi piedi per terra, vedere se tutto quello che abbiamo promesso si può realizzare e quanto di quello che vogliamo condividere si può realizzare, quindi andare a parlare di cose concrete. Però voi avete, ora poi do la parola a tutti perché le domande qui sono tantissime, veramente verrebbe quasi da dire un interrogatorio a tre. No, però i punti di Salvini sono migranti, giustizia, sicurezza, cioè stiamo parlando di cose fondamentali, non è che stiamo parlando di dettagli. Se non c'era convergenza su questi temi, forse lo dovevate scoprire qualche giorno fa. No, beh, su alcuni punti anche all'interno, queste sono delle macro aree, logicamente sono dei macro temi, e di conseguenza ci sono delle posizioni, su alcuni argomenti all'interno di questi macro temi ci sono delle posizioni che quindi ci hanno visti. Quindi dettagli sono, diciamo. Io le preferisco chiamarli dettagli perché sono un ottimista di natura e di conseguenza li voglio chiamare dettagli. In alcuni casi per i dettagli si scivola e quindi vorremmo evitare di arrivare a governo fatto e scivolare in aula per dei dettagli, e questo non sarebbe bello, Alessandro, nei confronti degli italiani ma anche del Presidente della Repubblica. Sì. Alessandro, ma questo referendum ci sono novità, no? Che c'è stato indetto, questi gazebo? Dunque, ci sono tutte e due le formazioni, 5 Stelle e Lega, che è come se chiedessero ai rispettivi militanti ed elettori un'ulteriore legittimazione, quasi un'unzione per poter però non soltanto o non tanto condividere le idee dell'altra formazione, quanto rimanere centrati e forti su una linea di indirizzo da porre all'attenzione di Mattarella, perché a me sembra che oggi sia successo qualcosa, lasciamo stare Toto Nomi, anche se qualche guaio forse, torneremo anche su quelli. Forse c'è adesso. Però insomma, quando Giorgetti fa una battuta e dice forse c'è più accordo per il voto che accordo sul governo, ed è una battuta di Giancarlo Giorgetti, che però è il plenipotenziario vostro, ci sta dando un suggerimento, questo ricorso ai vostri militanti è per rafforzarvi anche di fronte al Presidente? Allora, esordiamo dicendo che ci stiamo rendendo conto che anche fare le battute non, molto spesso vengono prese un po' troppo sul serio, sì. Però allora, sul cosiddetto referendum, sulla gazebata di sabato e domenica, le gazebate, noi le chiamiamo così, di sabato e domenica, noi abbiamo fatto un ragionamento, partiamo da un ragionamento, che noi in questo momento al tavolo con i 5 Stelle noi non rappresentiamo solamente la Lega. Noi in questo momento rappresentiamo anche Forza Italia e Fratelli d'Italia, rappresentiamo tutti quegli elettori che hanno votato centrodestra, che hanno creduto in un progetto di centrodestra, e di conseguenza in questo momento vedono in noi quelli che stanno provando a fare un governo. Noi vogliamo confrontarci anche con loro, vogliamo confrontarci con queste persone, non vogliamo confrontarci solamente con i parlamentari
della tal formazione politica. Vogliamo confrontarci. Quindi è un modo per tenere anche il centrodestra, diciamo, unito, questo è il punto. È un modo per tenere per far capire agli elettori di centrodestra che non stiamo facendo corse in avanti, non stiamo spaccando niente. Ma Mattarella che dice su queste cose? Cioè sul referendum? Per io quel che voglio si dire, può dire, diciamo. Quel che si può dire, perché io sono curiosa di sapere Mattarella, perché sembra Di Maio uscito un po' più ottimista. Dopo è passato tempo, voi siete entrati e siete sembrati un po' più pessimisti voi quando cioè sembrava quasi no, qualche giorno in più per affinare un programma dei punti che c'è. Ma è successo qualcosa? L'avete trovato un po' più. No, assolutamente, assolutamente. Io continuo a pensare. Cosa si può dire? Che ha detto? Continuo a pensare che la posizione del presidente Mattarella sia una posizione di un arbitro molto imparziale che voglia fare il bene del nostro paese. E nel momento in cui i due attori principali, cioè Salvini e Di Maio, Lega e Movimento 5 Stelle, dopo tutte queste settimane chiedono ancora del tempo, avrebbe potuto dire, signori, ve ne ho già dato abbastanza. Invece ci ha dato la risposta, una risposta da saggio. Cioè? Volete fare un governo politico e un governo politico che voglia durare il più tempo possibile, più a lungo possibile, è giusto che abbia il tempo, è giusto che abbia tempo. Quanto tempo? Noi siamo per il più tempo possibile, tutta la legislatura sarebbe l'ideale. Ma quanto tempo per prepararvi? Ah, scusate, pensavo quanto deve durare anche due legislature. No, quanto tempo vi darà ancora Mattarella? Si fa il governo, questo è un indizio che si fa il governo. Quindi quanto tempo ancora vi darà Mattarella? Perché sembrava a un certo momento la settimana scorsa aver perso anche un po' la pazienza, cioè ora vi decidete. Abbiamo concordato il tempo che c'è bisogno. Che può essere? Il tempo che c'è bisogno. Noi abbiamo chiesto qualche giorno al presidente. Non abbiamo chiesto, non vogliamo essere irresponsabili. Sappiamo benissimo che ci sono delle scadenze importanti. Sappiamo benissimo che il prossimo premier, se riusciremo ad avere un governo, il prossimo premier avrà un compito importante e dovrà rappresentare il nostro paese in momenti fondamentali che dovranno vedere l'Italia come protagonista, e quindi avere un premier forte vuol dire anche partire col piede giusto, e quindi pensiamo che il presidente Mattarella ci abbia dato del tempo anche per quello. Per trovare un premier forte, che ancora non avete, quindi. Col presidente Mattarella abbiamo parlato di programmi, col presidente Mattarella abbiamo parlato della necessità di sviluppare questo contratto che sembra, per alcuni sembra una cosa banale, ma pensate, io continuo a dirlo, pensate che c'erano due forze politiche che si erano presentate agli italiani e verrà ricordate la campagna elettorale, è stata una campagna elettorale anche dura, anche importante. E quindi il fatto che entrambi abbiano fatto un passo indietro su anche alcuni temi per poter dare un governo al paese in un momento storico in cui se avessimo deciso di andare a elezioni, sia noi che il Movimento 5 Stelle, tutto sommato voglio alla dire fine, anzi, andava bene tutto anzi, sommato. Anzi, io penso che se dovessimo andare a elezioni domani o comunque dovessimo andare a elezioni a breve, la Lega potrebbe capitalizzare che la percentuale di voti che abbiamo in questo momento. Presidente, mi scusi, però guardi che oggi Salvini, come lei ben sa, visto che c'era, ha evocato la possibilità delle urne, no? Ricordando, noi siamo al 25%, insomma non ha detto il 25%, ma i dati sono questi, siamo forti nei sondaggi. Io le chiedo, quante sono secondo lei le probabilità che si possa tornare a votare? Ma Matteo Salvini ha evocato le urne nel momento in cui non si riuscisse a fare un governo di cambiamento. Noi lo diciamo da tempo, noi non vogliamo partecipare al governo dell'acqua minerale, non vogliamo partecipare al governo che prende ordini dall'Europa e che viene ed esegue, noi non vogliamo partecipare a un governo simile agli governi che ci hanno accompagnato negli ultimi 5 anni. Abbiamo fatto opposizione in Parlamento, opposizione dura, dicendo che noi eravamo un'alternativa. Se noi ci presentiamo agli italiani dicendo benissimo, facciamo il governo tanto per campare, allora torniamo al voto. Ma se lei dovesse scommettere un euro, lo scommetterebbe sul ritorno alle urne o sul governo di cambiamento? Io sono contro le scommesse, perché poi diventa gioco d'azzardo, diventa gioco d'azzardo e c'è la ludopatia. È vero, percentuali. Che percentuali ci sono? Che una percentuale ce la può dare?
secondo me è una buona percentuale. Di tornare a votare o di fare il governo? No, di sopra il 50. Di fare il governo. Dire? Allora, guardi, anche qua posso... Lei mi sembra più ottimista, più rilassato adesso, che nel momento. No, quando l'ho visto spiego, dietro... posso non dare una percentuale. Se vi ricordate, quando siamo usciti dalle consultazioni con la Presidente Casellati, io nel mio ottimismo avevo detto il 51% facciamo il governo. È vero. Siamo andati... Va bene, è vero. Quindi vorrei evitare... C'è un precedente da evitare. Vorrei evitare di portare sfortuna o fortuna, dipende dai... Vabbè, però ho detto che c'è una buona percentuale, questo ci fa piacere. Ma il Presidente del Consiglio, lei se lo immagina un professore? Ieri si è parlato di Sapelli. Un politico. Deve essere eletto questo politico? Deve essere. Guardi, io mi aspetto un Presidente del Consiglio forte, io mi aspetto un Presidente del Consiglio che sappia rappresentare l'Italia, sappia rappresentare questo contratto che stiamo facendo e stiamo cercando di portare a termine, e lo sappia rappresentare bene in Italia, ma soprattutto all'estero, perché se vogliamo concretizzarlo, poi se riusciremo ad arrivare e vorremmo concretizzarlo, dovremmo avere un Presidente del Consiglio che saprà convincere anche i colleghi europei, cosa che non ha fatto molto Renzi, complicata. Che faceva il fenomeno in Italia, ma poi in Europa... C'è un personaggio con un peso internazionale. Un'ultimissima cosa... La riabilitazione di Berlusconi, che vi fa piacere, lo avete detto, vi siete congratulati, vi agevola il compito, non ve lo agevola, anzi ve lo rende più complicato, vi è indifferente? Andiamo avanti per la nostra strada, non è né lo agevola, né noi stiamo, ci confrontiamo anche con i colleghi di Forza Italia, ci confrontiamo con i colleghi di Fratelli d'Italia, proprio perché il bello di questa coalizione è che è una coalizione che comunque... ha i risultati sono sotto gli occhi di tutti, l'abbiamo visto alle elezioni regionali, l'abbiamo adesso visto anche per esempio a Udine, che abbiamo appena preso il sindaco. Cosa vi aspettate da Forza Italia? Ci aspettiamo un po' di collaborazione sicuramente, ci aspettiamo che sia un alleato importante come lo siamo stati noi nel momento in cui Forza Italia aveva partecipato ad altri governi. Noi in questo momento stiamo cercando, non so se ci riusciremo, stiamo cercando di dare un governo a questo paese e ci stiamo rimettendo forse anche del nostro. E quindi chiediamo a Forza Italia di capire la posizione che ha la Lega in questo momento. E dopo ne parleremo con Maria Stella Gelmini, capogruppo invece alla Camera per Forza Italia. Io ringrazio Gianmarco Centinaio, capogruppo Lega al Senato, per essere stato con noi. Pubblicità e subito dopo non poteva mancare l'agenda di Alessandro Poggi. Subito dopo, rimanete con noi.